questo esempio vediamo come analizzare il risultato della nostra query direttamente attraverso un rapporto di tabella pivot. Qui abbiamo la nostra connessione della query, clic destro del mouse, carica in per aprire la finestra importa dati, andiamo in specificare come visualizzare i dati nella cartella di lavoro, scegliamo in un rapporto di tabella pivot, la vogliamo inserire dentro un altro foglio di lavoro e facciamo qui ok. A questo punto viene creata una tabella pivot che si collega direttamente alla nostra query e quindi al sito web. Chiudo per fare più spazio query e connessioni. Potremmo essere interessati a vedere una ripartizione di film per decade, quindi decade su righe, film e IMDb rating in valori. Qui la modalità di calcolo e la somma la possiamo cambiare andando qui in riepiloga valori per e scegliamo media. Andiamo a cambiare il formato, clic destro del mouse, formato numero, che è quello adeguato per la tabella pivot, numero, e scegliamo 2 decimali. A questo punto potremmo essere interessati a vedere la decade con la media di rating maggiore. Selezioniamo una cella della colonna decade, del campo decade, per essere più precisi nella terminologia della tabella pivot. Andiamo in dati, ordina e scegliamo decrescente per media di IMDb rating. Il riepilogo ci dice ordina decade per media del rating in ordine decrescente. Ok, possiamo quindi osservare che i film del 1990 avevano un rating migliore di tutti gli altri anni.